sequestrate 50 piante di cannabis indica del peso complessivo di 300 kg. La scoperta è stata effettuata ai finanzieri del gruppo di Giuliano in Campania, al termine di un accesso in un fondo agricolo nel comune di Marano, in località Torre Dentice. Sequestrati anche un casolare, il terreno di 3.000 metri quadrati sul quale venivano coltivate le piantagioni e gli attrezzi utilizzati per la potatura, l'irrigazione e l'essiccamento della sostanza stupefacente. Tratto in arresto il responsabile, un 62enne di Marano di Napoli, sorpreso mentre stava curando proprio la parte del fondo riservata alla piantagione di marijuana.